Amici sportivi di TRC, appassionati di calcio, ben trovati da Dario Curcio. Oggi è il giorno di Civitavecchia Anzio. Si gioca la quinta giornata di ritorno del campionato di eccellenza Girone A. Che l'Anzio molto bloccato dietro. Attenzione al pallone, per poco non colpisce il nostro cameraman. Che rischio! Va invece lo stesso Bevilacqua, eccolo il pallone dentro, colpo di testa, pallone alto di pochissimo, Funari. Va con il sinistro, è buono il cross, colpo di testa, gol! Il gol di Cerroni, Samuele Cerroni, la sblocca sempre lui. Pallone dentro, finisce a terra un giocatore dell'Anzio, calcio di rigore, calcio di rigore. Parte il numero 7 Giordani, il tiro fuori, fuori! Giacomini esulta quasi fosse un gol, perché effettivamente è come un gol per il Civitavecchia. Che errore da parte di Giordani. Attenzione al pallone per Pancotto. Spazza via il pallone. Poi Franceschi va subito da Ruggero. Che gran pallone Ruggero. Ruggero, Ruggero, dribbla al portiere. Gigi Ruggero. 2-0 Civitavecchia. Triplice fischio del direttore di gara, il Civitavecchia vince 2-0 contro l'Anzio, si porta al quarto posto con 37 punti.